amici di Fanner, appassionati della palla spicchi, benvenuti al Palaiaia di Palestrina per la 23esima giornata del campionato di Serie B sul parquet, il fior fiore del girone di Palestrina contro Basket Barcellona, prima della graduatoria contro seconda, e allora che lo spettacolo abbia inizio. Squadra di casa costretta a vincere per non perdere il treno proprio di Barcellona, che ricordiamo conduce con 38 punti lo schieramento, Palestrina 34, ma con una gara da recuperare giovedì contro la Stella Azzurra. Chiaro che una sconfitta oggi per la squadra di casa comprometterebbe la possibilità di arrivare in prima posizione. Barcellona che però non ha alcuna intenzione di uscire con la sconfitta dal Palaiaia, ultimo incontro con Palestrina che si è imposto per 97-82 sul parquet di Venafro, Barcellona per 79-67 su quello di Battipaglia. Squadra di casa che si schiera con il classico completo interamente bianco e bande orizzontali arancio-verdi, mentre per gli ospiti il completo interamente blu scuro con numero e nome di maglia giallo. Primo canestro della partita l'ha filmato Barcellona, adesso Palestrina col possesso, Barzanti va a destra, Alessandri parte dal mezzo angolo, alza la lacrima, palla sul secondo ferro, bravissimo Visnic a prendere posizione, a firmare in un Palaiaia praticamente tutto esaurito il primo canestro per la City Sizing. Qui pressione alta di Alessandri, poi palla ancora per gli ospiti con Sereni, luna di fondo con Duranti che non riesce a controllare dopo la palla vagante nata da un controllo non perfetto di Caroldi, che ha firmato il primo canestro della partita. Quintetto di Coccielulli con Paesano, Barzanti, Visnic, Alessandri e Duranti. Qui Duranti si perde in uscita dai blocchi di Angelis, poi recupera palla nel mezzo angolo dopo il raddoppio difensivo. Sereni, solo rete dalla media. Alessandri, finta il passaggio, alza la parabola, canestro, tiro libero aggiuntivo, subito la giocata del capitano tra gli applausi del Palaiaia, 4 pari. Completa il gioco da 3 punti il capitano di Palestrina. Il meglio che possa offrire la Serie B per quello che riguarda il girone B è sicuramente questa sfida. All'andata si impose Barcellona per 84-67. Allora Bruni mise a segno 27 punti, chiaramente non c'è stasera per le fila dei siciliani. Consegnato di Visnic per Duranti che chiama la circolazione verso Alessandri, ecco il numero 4, Paesano non può ricevere, allora si muove con l'isolamento, ancora Alessandri, pulizia con lo step back, poi la pressione alta e antisportivo chiamato a Caroldi proprio sulla pressione di Alessandri, semplicemente tarantolato in questo avvio. Già nel riscaldamento i ragazzi di Coccielulli sono sembrati carichi a mille, e non a caso l'inizio è tutto targato squadra di casa. Il primo giro sull'anello entra. Che parte in questo momento dalle mani del numero 4, lungo sul secondo ferro, la parabola si alza e trova il fondo della retina, 2 su 2 e possesso con la rimessa sul massimo vantaggio interno. Ovviamente iniziata da poco la partita, ma è sempre un massimo vantaggio sul più 5, 9-4, Alessandri dal palleggio, Barzanti esce bene dai blocchi, non spara, parte dal palleggio.
calcio, linea di fondo, poi serve Visnic che si muove all'ombra dei cristalli e appoggia al tabellone l'11-4. Qui altra palla persa ancora da Caroldi che poi lotta, palla vagante che Grilli riesce a trovare durante lotta, non c'è fallo, ritmi pazzeschi in avvio, ancora Grilli prende il tiro dalla media, incredibile, partenza sciocca a livello di ritmi. Paesano consegnato nelle mani di Duranti, poi ancora il numero 18, spalla a canestro, entra in post, si gira due volte, fallo su di lui, è il quarto di squadra per Barcellona che raggiunge il bonus con 6:41, ancora da giocare nel primo quarto, praticamente un'eternità, Palestrina solo, si fa per dire, zero falli perché chiaramente non ne ha commesso nemmeno uno in questo avvio di quarto. Barzanti, Visnic, Paesano dalla punta, poi Duranti, vorrebbe Barzanti che è uscito dai blocchi, spara da tre! Vita de Basket con Palestrina in questo avvio, 14-6 e timeout Friso. Chiamato dalla panchina ospite, obbligato perché Palestrina ha iniziato alla grandissima. Vediamo come escono le due squadre dalla timeout. Qui la penetrazione con l'appoggio al tabellone, ben fatto davvero da parte di Stefanini che si prende lo spazio per il tiro. Non realizza ma avrà due tiri liberi, è il primo di squadra per Palestrina e il primo per Paesano, autore del fallo. Dentro il primo e allora interrompe il parziale di Palestrina, Barcellona. Alessandri riparte dopo il 2 su 2 del numero 8 dei siciliani, esce dai blocchi Barzanti ma viene chiamato fallo in attacco. E allora è palla persa per Palestrina. Timeout che ha fatto bene a Barcellona, primo per Barzanti, secondo per Palestrina. Intanto si lotta ancora prima che la palla venga rimessa sul parquet. Ancora Caroldi con Alessandri. Numero 67 ha già commesso un antisportivo due minuti fa, ricordiamo con il nuovo regolamento due antisportivi sono espulsione. Proprio il 67 a partire dal palleggio. Quindi bravo a passare sul blocco Grilli, salta due avversari e poi deposita all'interno
del canestro, il 14-10. Duranti dalla punta, poi l'uscita dei blocchi da parte di Barsanti, prende il catch and shoot corto, a rimbalzo solo maglie nere. Caroldi sbaglia l'anticipo, la difesa, e allora sul cambio sbagliato prova a prendersi il tiro Sereni, lo sbaglia. Rimbalzo di Alessandri che è già dall'altra parte. Passaggio scacciato, fallo di piede. Ancora storie tese, non potrebbe essere altrimenti. Come detto, partita di un'importanza capitale. Barsanti con la rimessa, Alessandri va a sinistra, sfrutta il blocco, spara da tre ma sbaglia, non c'è nessun rimbalzo. È comunque un'ottima trama di gioco questa di Palestrina, perché liberare un tiratore non è mai una cattiva idea. Sfortunato qua il numero 4 con il tiro che si spegne sul primo ferro. Si isola nuovamente il numero 1 Grilli, e questa volta dei The Basket con gli ospiti che risalgono fino al meno 2, dal 14-6 al 14-12. Bisnic, Alessandri sfrutta il movimento dell'89, poi lo vuole nel pitturato, eccolo il giocatore ex Napoli, fallo su di lui, due tiri liberi quando si muove nel pitturato. È una danza che di solito si conclude con un fallo della difesa, questo è il caso. Bisnic pronto col primo. Buono, interrompe il break che era stato di 6-0 di Barcellona, 2-2 per Bisnic. Caroldi supera la metà campo, poi consegna nelle mani di Grilli che prende una tripla difficile che infatti non trova nemmeno il primo ferro. Giocata assolutamente forzata di Grilli che praticamente ora si prende tutti i tiri degli ospiti. Non che siano andati male gli ultimi due, ma deve anche giocare anche e soprattutto con cronometro e pazienza. Bisnic, blocco di Duranti che non riceve, allora Alessandri finta il passaggio per il numero 10, prende la linea di fondo, altro fallo antisportivo da parte di Stefanini, partita subito nervosa in avvio, storie tese sul parquet, in un palaiaia che è già una boggia. Alessandri 18-12, va col terzo, ci saranno altri due chiaramente dopo l'antisportivo, anche il fallo personale subito da Alessandri. Su 4 per Alessandri, 19-12, e il capitano è già in doppia cifra dopo appena 5-40. Barsanti con la rimessa, nervosissima la partita con Barcellona che davvero gioca da falli 2 per quello che riguarda gli antisportivi.
è in una situazione piuttosto critica già con i falli. Bisnic gioca in dai e poi dalla media! Jagos Bisnic! Massimo vantaggio interno sul più 9. Grilli per Pedrazzani, perde palla il numero 1. Barcellona che non sembra entrata in questa partita. Aveva funzionato il time out di coach Friso, intanto cambi sul parquet per Barcellona. Entra Teglini per Palestrina, il bombardiere Gianmarco Rossi al posto di un Alessandri in formato deluxe in questo momento. Rossi chiama lo schema, Bisnic, Paesano, Duranti si muove e consente a Rossi di uscire dai blocchi, numero 8 si ferma, poi torna da Paesano, Bisnic gioca nei lunghi, deve uscire un piccolo e Rossi che prende la tripla da 7 metri e mezzo, sbaglia, rimbalzo, lotta Bisnic, fallo su di lui, adesso una marea di falli per Barcellona, due liberi per l'89 e dominio per la squadra interna. Situazione falli che comincia a farsi pesantissima per Barcellona se consideriamo che non siamo nemmeno al settimo minuto del primo quarto. Sono 8 di squadra con Grilli e Stefanini a quota 2. 2 su 2 e massimo vantaggio sul più 11 per Palestrina. Grilli parla per Pedrazzani, Duranti difende forte, Barcellona deve trovare un'idea, Gai in mezzo a tre, trova il buon passaggio per Teglini, palla fuori, Grilli fa saltare l'avversario, fallo da parte di Rossi. Il terzo di squadra per Palestrina, speso bene da Rossi che era in ritardo. Passare su Duranti che difende forte, gli mette una mano in faccia, Teghini però alza la parabola e firma il 23-14, poi Duranti in campo aperto, in mezzo a tre, si appoggia al tabellone, fa tutto il numero 10, 25-14. Teghini esce dai brocchi, Grilli, Barsanti accoccato con il numero 1 che riparte da Gai, ancora Teghini, Barsanti lo marca uomo, Grilli si isola con il tiro dalla media, non serve, un'ottima difesa di Bisnic, un ottimo cambio difensivo di Palestrina, 25-16. Rossi qui resiste al fallo, va a destra poi a sinistra, passaggio sotto per Paesano che prende lo spazio con il fisico, riporta i suoi sul più 11. Gai si isola, prende la tripla, la sbaglia, rimbalzo Bisnic, solo maglie bianche, Rossi va in campo aperto, non può commettere fallo Barcellona, Rossi in qualche modo la salva ma la consegna a Grilli e allora transizione per Barcellona, fino in fondo Gai con il layup, furibondo Lulli con Rossi che adesso si viene a prendere palla e chiama il gioco, Paesano
Barsanti, palla sotto per Paesano, linea di fondo, poi si muove sul perno, ma calpesta la linea di fondo, palla persa di Paesano. Tanto Paesano esce ed entra al suo posto Gatti. 1:37 alla fine del quarto, Barcellona che sembra essere tornata almeno sul piano mentale in partita, molto più calma la squadra di coach Friso. Teghini, passa sinistra, poi a destra, alza una parabola impossibile, non c'è fallo, rimbalzo Barsanti che vola nella metà campo offensiva, ribalta nel lato debole, Durante anticipato ottimamente da Teghini, che va a tutto campo sotto canestro, entra la palla a tiro libero aggiuntivo, break Barcellona che ritorna a meno 7 e avrà anche il tiro libero aggiuntivo. Lolli inserisce Gobbato e toglie Barsanti, autore dell'ultima brutta palla persa. E allora più 7 palla in mano per Palestrina. Rossi per Duranti, poi nell'angolo Visnice, parte dal palleggio fintando il tiro, ancora Duranti prende il tiro senza ritmo, lo sbaglia, rimbalzo solo maglie nere, palla che vaga ed esce col possesso di Gai che chiama la circolazione, anzi Teghini, scusate, è triplicato, fallo della difesa. Vediamo a chi viene sanzionata l'irregolarità. Sono due tiri liberi e il fallo è di Duranti, mentre Barsanti, uscito al posto di Gobbato, era a quota due falli, quindi con il precedente fallo. Palestrina praticamente si ritrova in bonus. Lungo il primo del numero 5. Buono il secondo, meno 6 Barcellona, da meno 11. Rossi accelera, va da solo, poi arriva sulla linea di fondo, cerca Gatti, palla che in qualche modo arriva a Bisnic, ancora Gatti, altra brutta palla persa di Palestrina. Teghini ha spazio per la tripla, la spara e la manda a bersaglio, parzialissimo di Barcellona, da meno 11 a meno 3, 27-24. Rossi allo scadere del periodo accelera in mezzo a tre, alza una parabola difficile, trova il canestro, poi il Gai direttamente dalla propria metà campo trova solo il tabellone e allora è 29-24 dopo i primi 10 di gara. Secondo quarto che inizia in questo momento al Palaiaia, possesso Barcellona con Iviaro appena entrato sul parquet ad accelerare il pitturato, 29-24 dopo i primi 10 di partita, partita nervosissima in avvio, adesso molto più tranquilla a livello di contatti e infrazioni di gara. E lo spettacolo sta tornando il protagonista, Teghini sotto le gambe, esce su di lui Rossi, poi palla per Gai, ma fallo in attacco su Gatti nel pitturato, il fallo è di Capitan Sereni. Subito un fallo per Barcellona e il secondo per il numero 12, situazione falli con Barcellona che a quota 2 con Grilli, con Stefanini e Sereni, a quota 1 con
De Angelis, Caroldi e Pedrazzani. E allora il capitano di Barcellona deve uscire, al suo posto entra proprio Stefanini, un altro giocatore a quota due falli. Gobbato con Alessandri, Gatti, Rossi e Bisnic sul parquet per coach Lulli. Alessandri da Rossi, esce dai blocchi, numero 8 vuole Bisnic, mezzo a 2, incontenibile. L'ex Napoli si appoggia al vetro, 31-24. Tecchini dai Diaru, lotta sotto canestro, palla che finisce a Pedrazzani, trova il taglio backdoor di Aru, trova la palla fuori per Gaglia, piedi a posto da tre, sbaglia, rimbalzo, si lotta, l'ultimo tocco è di Aru che stava lottando con Bisnic. Alessandri dalla regia, Rossi esce dai blocchi, poi passa in mezzo a tre, fallo sul numero 8. Fallo di Tecchini, anche lui sul registro delle infrazioni. Rossi da Alessandri, blocco di Visnic, Alessandri può sfruttarlo, prende il long two, lo sbaglia, rimbalzo, bravo a prendersi, palla Gai. Tecchini va a sinistra, non c'è fallo, palla nell'angolo, non prende la tripla Stefanini, alza la lacrima, la manda a bersaglio. Palestrina sul più 5, palla in mano, Alessandri, ritmi che non si sono abbassati mai in questa partita, almeno in avvio del primo quarto e anche adesso. Rossi va da solo contro tutta la difesa, si ferma, poi vuole Gatti ma regala palla a Stefanini, fallo di Gatti. Brutta palla persa di Rossi che non è entrato bene in questa partita, tutt'altro. Gai con la rimessa, parte da palleggio Tecchini, superando la metà campo. Pedrazzani, poi Gai si arresta, arriva fino in fondo, penetrazione e layup vincente, 31-28. Alessandri, Gatti, Bisnic prende la tripla senza ritmo, la sbaglia anche se non di molto. Rossi lotta a rimbalzo, strappa la palla dalle mani degli avversari, riparte con un possesso aggiuntivo nell'angolo, palla per Gobbato che però crossa praticamente, transizione Barcellona 2 contro 2, va a destra ma viene cancellato da Bisnic e Tecchini. Diaru si ritrova con la palla in mano, spara da tre, sbaglia, si lotta a rimbalzo, l'ultimo tocco ed un giocatore di Palestrina che salva Alessandri già dall'altra parte. Incredibile il ritmo che stanno tenendo i giocatori sul parquet, qui fallo in attacco chiamato a Bisnic e allora quota 2 anche Palestrina, quota 1-89, fuori Gobbato per Barsanti, dentro Paesano per Bisnic. Gobbato paga l'errore da 3, ha regalato una transizione che poteva essere pericolosa. Bisnic che invece deve riposarsi. Stefanini chiama l'uscita di un compagno, Idiaru aiuta e poi alza sotto canestro per Tecchini che però non è un centro e lo dimostra sbagliando completamente il gancio. Alessandri va a destra, sfrutta il blocco di Paesano, poi scarica fuori per il tiro da tre di Gatti, bomba del numero uno che
che risveglia il Palaiaia, interrompe soprattutto il break di Barcellona 34-28. Risponde subito però la squadra ospite, lay up dopo la penetrazione per Gai, e allora è 34-30. Qui palla vacante, ne esce Tekin ancora col possesso, finta di andare fino in fondo, palla poi scaricata, praticamente Gatti stoppa l'avversario in campo aperto, poi Rossi, fallo da parte di Tekini, di Gai, scusate, al limite del terzo antisportivo. Realizza il primo Rossi, terzo di squadra per Barcellona, partita nervosissima adesso nuovamente. Tekini, da Grilli, numero uno accoppiato contro Rossi, non trova nuovamente il dai e vai la coppia perché Rossi è bravo a difendere su di lui, allora deve prendersi un tiro difficile, lo sbaglia Tekini, all'impazzo si lotta, Paesano col possesso, vuole Rossi e lo trova direttamente per Barzanti che prende il tiro alto, fallo in attacco. È il terzo per Barzanti Duranti, pronto a sostituirlo. Adesso arbitri che non sembrano riuscire a gestire una situazione a dir poco bollente al Palaiaia. Tekini al palleggio, sfrutta un blocco, poi vuole uno scarico, nessuno si muove, difende forte Paesano, c'è fallo tecnico chiamato ad Alessandri su una simulazione, ci sarà tiro libero e possesso per Barcellona mentre Lulli chiama il time out perché deve parlare con i suoi. Parte dopo il time out chiamato da Lulli, Palaiaia che continua a fischiare il giocatore di Barcellona dalla lunetta, errore del numero uno, possesso adesso per gli ospiti, bonus per Palestrina, quota 3 falli squadra Barcellona. Gai, da Tekini, si muove Gai, Gatti poi anche
anticipa, altro antisportivo. Chiamato a gatti però. E allora situazione che gli arbitri non sembrano proprio più gestire. Due liberi per Barcellona e possesso. Realizza il primo Pedrazzani. Sbaglia il secondo e possesso Barcellona. Partita che sarà lunghissima. Pedrazzani, Gai. Stefanini, taglio sotto canestro, Vitrini che però sbaglia un accomodo appoggio al tabellone. Rossi, da Gatti che vuole Alessandri, ecco la palla per il numero 4, blocco di Gatti, Alessandri uno contro uno, trova il centro, poi Rossi penetra, prende il tiro dalla media, il suo tiro lo sbaglia, bravo Gatti a rimbalzo, a prendersi palla e a realizzare. Grilli. Non c'è fallo sul blocco di Duranti, allora Gai prende la bomba a bersaglio con il tiro libero anche aggiuntivo. Giocate a livello tecnico e di qualità davvero niente male sul parquet. Possibile il gioco da 4 punti. Peccato che a livello di furore agonistico si è visto forse troppo. Adesso situazione falli che si fa complicata anche per Palestrina. Due falli per Gatti, due per Rossi e tre per Barsanti. Cinque minuti esatti alla fine del quarto. Gai non chiude il gioco da 4 punti, Paesana rimbalzo, Rossi chiama il gioco mano. Gatti, Paesano, aspetta Rossi, consegna nelle mani del numero 8 il 18, poi Alessandri resiste a una carica, palla sotto per Paesano che schiaccia il 40-34, gran palla di Alessandri. Gai dall'altra parte prende subito il tiro da tre, lo sbaglia Barcellona, poi Pedrazzani a rimbalzo, prende il tiro, Gatti in qualche modo lo contiene, fa volare Rossi, 4 contro 2, Alessandro a rimorchio, passaggio per Paesano nel pitturato, scarico fuori, Duranti parte, poi Veronica, non c'è fallo. E allora transizione per Barcellona, si rialzano i ritmi, Gai Volendring contro Paesano, c'è mismatch, non lo sfrutta, Grilli. Infrazione di metà campo, palla persa sanguinosa del numero 1 e time out per Barcellona.
tutto pronto dopo il time out di coach Friso, 5 falli per Palestrina, 3 per Barcellona che ora difende e vediamo come dopo il time out Alessandri Dagat che si muove per la tripla, la sbaglia durante il rimbalzo, riesce a toccarla contro due maglie nere, Vaisanus se la ritrova e fa partire nuovamente Alessandri. 9 secondi, 8 secondi, ancora il numero 4, Quale Rossi che parte dal palleggio, poi palla per Paesano, tiro difficile dalla media, lo realizza Paesano. E allora dopo la scacciata anche il canestro dalla media, più 8 per Palestrina. Pedrazzani, semigancio che esce, sfidato dal ferro, riparte Alessandri. Dietro la schiena per Gatti che dalla punta realizza un'altra tripla e la dedica poi alla curva. 45-34, ma ancora una volta i grandi meriti di a tutti il capitano di Palestrina. Barcellona prova a rispondere, fallo della difesa evidente da parte di Alessandri che abbassa le braccia, due tiri liberi mentre arrivano i cambi per Friso. Su 2, meno 9 Barcellona o se volete più 9 Palestrina. Gatti aspetta il taglio di Paesano, poi serve Rossi. Gatti parte dal palleggio, infrazione di passi, no, fallo della difesa. Allora è quarto per Barcellona che raggiunge il bonus, fallo e di De Angelis, è così, il numero 19 che era entrato dopo il time out al posto di Pedrazzani. Alessandri, Paesano, ancora Alessandri, Paesano blocca e consente al capitano di realizzare ancora da tre. Adesso i bombardieri di Palestrina entrano in partita, 48-36. Pechini, Stefanini parte dal palleggio, si appoggia al tabellone, fallo della difesa, due tiri liberi, è il secondo di Paesano. Pronto Visnic a entrare al suo posto. Ancora Stefanini a sbagliare. Uno su due. Gatti da Alessandri. Ancora Gatti, palla per Visnic. Parte con il perno, palla che danza sul ferro ma poi esce a rimbalzo, bravo Gai a non farsi prendere posizione da Visnic. Teghini, uno contro uno, batte Rossi, finta il passaggio ma consegna palla nelle mani di Alessandri, poi nell'angolo, lato debole, Rossi spara ma è un cross, però poi vola a prendersi il suo stesso errore. Rossi, vediamo se si fa perdonare. Si isola, prende lo step back per la tripla, non c'è fallo. E allora ribalta Barcellona con la tripla di Teghini. Furibondo Lulli che chiama minuto, altra sospensione.
riparte dopo il time out di Lulli, una marea di interruzioni nella partita. Siamo vicini all'ora di gioco e non siamo nemmeno alla fine del secondo quarto. Rossi circumnaviga il pitturato, poi prende il tiro dalla media. Esce bene dal time out, la risposta del campione dopo gli errori precedenti. Più 10 interno. Gai, De Angelis, Grilli contro Duranti, difende forte su di lui il numero 10, poi ottimo blocco Grilli, però si fa ingolosire, sfida Visic che lo chiude, Alessandri in campo aperto, danza sotto il canestro, 52-40 più 12. Gai sotto le gambe, prende una tripla difficile, la sbaglia, Visic a rimbalzo, non c'è discrepanza tra i due cronometri, Palestrina può andare fino in fondo. E allora Rossi vuole giocare saggiamente con il cronometro. Il numero 8 dal palleggio. Si muove Gatti, riceve Duranti. Parte dal palleggio, 5 secondi, 4 secondi, serve Visnic. Finta, poi si appoggia al vetro, sbaglia. A rimbalzo si lotta, è finito il primo tempo, è 52-40. Secondo tempo che inizia ora, dopo i primi 20 di gara, 52-40. Palestrina che ha chiuso il primo tempo tirando con il 53% dal campo, Barcellona con il 48%, percentuali alte, tanti anche i falli. Alessandri, palla in mano, è lui il migliore dei suoi, trova subito Alessandri e spara dalla media, 55-40, più 15 interno, Alessandri con il quinto assist della sua gara, semplicemente mostruoso. E anche il top scorer con 15 punti, il capitano. Caroldi prende il jumper dalla media, lungo, meno 15 adesso per Barcellona che rischia di deragliare. Rossi parte dal palleggio, bravo a battere sulla linea di fondo proprio Caroldi. È il secondo per lui, primo di squadra di Barcellona. Inizia come sono iniziati i precedenti quarti, con Barcellona che commette un fallo perché in ritardo sulle penetrazioni dei piccoli. Come detto, Alessandri a quota 15, ora 5 assist, Visnic a quota 12, Paesano a quota 9, 100% dal campo per il numero 9, per il numero 18, scusate. Dall'altra parte Grilli con il 5 su 6 da 2 ad essere in doppia cifra. Paesano da Duranti, palla per Visnic, raddoppiato, il numero 89 prende un tiro impossibile, realizza anche questo, 14 per lui e 5 su 7 da 2, adesso è più 17 Palestrina, fischio lontano dalla palla e palla di Rossi. Arbitri che hanno comunque tenuto coerentemente il loro metro di giudizio. Rossi difende forte al limite del fallo, Grilli nell'angolo per De Angelis, qui il cambio difensivo di Duranti non è buono, scivola troppo indietro, nel 19 trova il canestro dalla media, Alessandri chiama il gioco, Visnic da Paesano, Rossi pronto a ricevere, il mezzo angolo aspetta però capitano Alessandri, Paesano che va ora da Rossi, ball handling, crossover, palla nell'angolo, triangolo che si chiude, sotto per Paesano che sbaglia il suo primo tiro della partita, transizione Barcellona e questo è fallo in attacco, sempre seguendo il metro applicato durante la partita, giusto così. È il secondo di squadra per Barcellona e anche il terzo per Stefanini. Lulli che voleva un altro tipo di fischio probabilmente, fatto sta che l'infrazione di Barcellona durante
Besnic, Rossi, Alessandri dalla punta, in ritardo la difesa che lascia Paesano libero, quota 11 per il numero 18 che si tende a meraviglia col suo capitano ancora una volta, più 17 interno, ma come gioca ora la squadra di Lulli, come gioca! Durante D'Alessandri, semplicemente indemoniato, va da solo questa volta, poi si ferma, raddoppiato, la salva sulla linea, Paesano dalla media vuole un altro canestro, questo lo sbaglia, ancora una volta di poco, meno 17 per Barcellona e sono 17 anche i punti della gara di andata che ha visto la squadra siciliana vincere. Adesso il computo della differenza canestri, visto l'84-67 dell'andata, è pari, visto il 17 interno. E allora Palestrina che al momento può anche sognare, oltre alla vittoria, oltre ai due punti, anche la possibilità di ribaltare il risultato d'andata, e siamo sicuri che Lulli questa volta fino alla fine lascerà i titolarissimi sul parquet per far capire a tutti che questa è la squadra da battere fino alla fine. Durante, dopo l'errore del numero 12, parte con la semitransizione, due falli di squadra a testa, Paesano, Rossi, Besnic, il passaggio ancora per Paesano, sbaglia un altro tiro incredibilmente per millimetri, sfortunato il 18, Grilli va a sinistra, fallo in attacco da parte di Petrazzani su Rossi, e adesso anche la difesa di Palestrina fa quello che vuole, parziale di 7-2 nel quarto, mentre Coach Friso chiama a minuto perché ora è dominio per la squadra interna. Dopo il time out, Alessandri con la palla in mano, attenzione però perché la partita non è certo finita, Barcellona non è squadra da sottovalutare, super difesa qui per esempio da parte di Caroldi che la strappa a Bisnic, transizione, bomba dall'angolo sbagliata, percentuali ora che si abbassano per la squadra di Friso, che però come detto mai dare per morta perché non è a caso in prima posizione. Alessandri, Davisnic, Duranti, circolazione, Duranti, Rossi in ritmo, spara da tre ma trova solo il tabellone. Lulli oggi non contento con il suo giocatore, decisamente. Grilli da Caroldi, uno contro uno proprio col numero 8, blocco. Poi Grilli nel mezzo angolo contro Alessandri, tocco di Rossi sulla chiusura del triangolo, 7 secondi lasciati sul cronometro dei 24. Caroldi
Ottimo il consegnato per la tripla del 67 che sbaglia. Barcellona costruisce buoni tiri ma poi li sbaglia stranamente. Alessandri Duranti, chiamato all'altezza della punta a giocare verso Rossi che prende la tripla e il ritmo, sbaglia anche questo il numero 8. Al momento è 0 su 5 da 3. Poi fallo in attacco di Palestrina, è di Visnic, terzo di squadra, mentre rientra Techini per Barcellona. E Barzanti per Rossi invece in casa City Sightseeing. Dalla media Grilli prende il tiro, sbaglia. Barcellona solo due punti realizzati in 5 minuti. Barzanti chiama la circolazione. Paesano da Alessandri, 6 assist per lui fino a questo momento. Qui si mette in proprio e segna il suo 18° punto. 62-42 più 20 e per il momento il risultato d'andata è ribaltato. Barcellona prova a rispondere con la stessa moneta, fallo di Alessandri sul tiro da tre di Techini, ritardo il capitano che sa di aver commesso fallo, è il terzo per lui, quarto per Palestrina, bonus con 4.42 da giocare, altre storie tesissime all'ombra dei cristalli intanto. Ancora una volta Lulli a parlare con i suoi, questa volta con Alessandri, arbitri che stanno ritrovando il filo della partita, mentre il parziale di 10-2 del quarto per Palestrina, che vale il più 20, è tipico in realtà della squadra laziale, perché il terzo quarto quando è giocato ai ritmi di Palestrina è terreno di caccia proprio della squadra di casa. Dentro il primo, dentro anche il secondo, poi c'è il libero per il tecnico, anzi scusate, non tecnico, era solo un tiro da tre, quindi tre liberi, scusate l'errore, 3 su 3. Barzanti da Visnic, poi Alessandri, Duranti, palla che finisce a Visnic che in qualche modo la contiene, Alessandri per l'89 che però si palleggia sulla gamba. Si riparte con Techini, accoppiato con Business, mismatch dietro la schiena, lo batte bene il numero 5 e con il tiro dalla media firma da solo il parziale di 5-0 che vale il 62-47. Alessandri non vuole blocchi, ribalta nel lato debole, Duranti per Paesano sulla linea di fondo, fischio degli arbitri, fallo di Business in attacco. Probabilmente in realtà è 3 secondi del numero 89. Techini, poi Sereni da Grilli e Gai, per un attimo pensa alla tripla, poi prende il tiro dalla media sputato Gai con tanti errori in questa partita, mentre Palestrina è dall'altra parte. Gai 3 su 4 da 2 ma 1 su 5 da 3. Visnic qui sotto canestro la ritrova e con un reverse praticamente 180 gradi, o 360 fate voi, davvero trova un canestro di difficoltà incredibile. Pedini, non è perfetto il primo controllo, vorrebbero la doppia tifosi, Barzanti la trova
vola in campo aperto, rischia di perderla. Bravo poi a fermarsi, poi non altrettanto ad andare ad appoggiarsi al ferro. Avrebbe probabilmente dovuto attendere i suoi due compagni a rimorchio. Guy qui prende la tripla, scheggia appena il ferro, 1-6-3 per il numero 6. Adesso vuole calma Alessandri. Duranti dal mezzo angolo, passaggio schiacciato per Paesano contro Sereni, va fuori da Duranti che ha spazio, chilometri di spazio per la tripla sbagliata. E allora Teghini in campo aperto. Guy, Teghini. Duranti prova a difendere forte, fallo chiamato a Barzanti, antisportivo. È il quarto per Barzanti. E time out. Poi saranno 1:58 da giocare nel quarto, possesso Barcellona davvero accesissimi. Barzanti che comunque si è confrontato con gli arbitri, probabilmente ha capito di aver commesso antisportivo qui. Tocco di Alessandri, rimessa per Barcellona, 15 secondi sul cronometro dell'attacco di Barcellona. Bonus per la City Setzing dopo l'antisportivo di Barzanti. Grilli, mismatch contro Bisnic, prova a passare, lo fa bene, poi Duranti però gli oscura il canestro e si prende anche il rimbalzo, molto bene Alessandri. Barzanti a spazio dai 7,5 metri, spara la bomba, è la risposta migliore del bombardiere in maglia numero 9, 67-49, da tre benissimo la squadra di casa. Fischio degli arbitri, questo è fallo in attacco, lo guadagna Barzanti che carica squadra e palazzetto. Per Barzanti è la seconda tripla della partita, la prima proprio in avvio, era sull'11-6, era acquistato il primo time out di fatto del match. Chiamato da coach Friso, 70 secondi alla fine della frazione. Qui sbaglia invece Barzanti. Barcellona. Conteghini, Grilli, palla per Pedrazzani,
calpesta la linea di fondo, malissimo. Il numero 76 in questa partita, anche Gai chiamava a gran voce il passaggio, ma il numero 76 praticamente si è isolato e è finito oltre il rettangolo di gioco. Alessandri, da Visnic che esce dal pitturato e serve ancora il numero 4. Triangolo chiuso a sinistra, nel lato forte, poi si va nel lato debole. Gatti ribalta per Barsanti che parte dal palleggio. Bello lo scarico per Visnic, gli arbitri però fischiano il fallo in attacco a Palestrina. Anzi, scusate, non il fallo in attacco, ancora i 3 secondi a Visnic. Non a caso resta a quota 4 Palestrina. Grilli, Teghini vorrebbe un'uscita, non arriva nessuno, allora Teghini va da solo, passa su Visnic, poi si appoggia al vetro, fallo su di lui, 2 tiri liberi. Secondo, più 17 nuovamente per Palestrina. Guardiamo spesso il punteggio anche per pensare a quanto è successo all'andata. Qui Alessandri ancora a segno, 20° punto per lui, finisce il quarto su 69-54. Ultimi 10 minuti di gara al Palaiaia, più 19 per la squadra di casa, ma 10 minuti importantissimi per quello che riguarda il doppio confronto. Qui tiro difficile da parte di Stefanini che sbaglia, rimbalzo, 2 maglie bianche che si ostacolano per un momento, poi trovano il facile controllo. Rossi, Duranti, finta alla tripla, poi va sotto da Gatti che gliela riconsegna. Fischio degli arbitri, 2 tiri liberi per il fallo su Duranti. Barcellona, quota 4 falli, Stefanini come Barsanti per Palestrina. Sbaglia il primo Duranti. Il primo lo realizza, solo rete. Più 20 interno. Media, realizza il numero 12, riporta i suoi sul meno 18, adesso è una lotta a viso aperto anche in, come detto, in raffronto con la partita di andata. Rossi, Visnic, finta la tripla, parte dal palleggio, in mezzo a 3, si appoggia al vetro, sbaglia. Va da solo Teghini, finta il tiro, poi il canestro disputa il tiro sul primo ferro e a rimbalzo ancora Palestrina. Rossi, Barsanti per Visnic, tiro dalla media lungo, non da Visnic questo errore, Fiorentino a meraviglia con Barsanti, poi Grilli da Teghini, poi Gai contro Gatti, step back nell'angolo, si isola il numero 6, bella giocata, 70-54, meno 16 per Barcellona e adesso si gioca anche
confrontandosi con la gara d'andata con il più 17 di Barcellona e ora è più 16 per Palestrina. Gatti da Duranti, palla per Visnic, fallo evidentissimo sul numero 89. Se ne incarica il numero 12, si accolla in realtà il fallo, secondo di squadra, terzo per lui. Buono il primo. Tanto fuori Visnic, torna Paesano, grande prestazione numero 89 come sempre. Paesano anche non ha giocato male, anzi non può che essere soddisfatto di avere due giocatori, due lunghi di questo livello. Cocciolulli, Barcellona, che adesso manovra con Grilli, poi nel mezzo angolo per Techini che finta, Rossi lo intercetta e in campo aperto appoggia il layup. Più 20 nuovamente per Palestrina. Stefanini qui prende il tiro da tre, lo sbaglia, scheggia appena il ferro, bravo però Techini a seguire l'errore del compagno ed appoggiarsi sul rimbalzo al tabellone realizzando il 74-56. Rossi, Duranti, ancora Rossi, uno contro uno, duello tra numeri 8, qui deraglia Rossi, allora in campo aperto può andare Techini, altro layup. Ed è il punto, i punti 57-58 per Barcellona. Barsanti si isola, duello con Stefanini, Barsanti gli palleggia davanti, poi non lo batte, allora deve andare da Paesano, 3 secondi, 2 secondi, Paesano forzato, sbaglia, Gatti però a rimbalzo consente a Palestrina di prendersi un'altra azione d'attacco. 9 secondi per Rossi, vediamo la decisione del piccolo, si isola per la tripla da lontano, la sbaglia anche se non va lontano dal bersaglio, grande Paesano a rimbalzo, subisce il fallo, è il terzo di Barcellona. Dopo il rimbalzo di Gatti arriva quello di Paesano, a proposito dei lunghi di un certo livello. Paesano, da Gatti, poi Duranti, Barsanti dalla punta, rischia l'infrazione di passi, poi si allontana, subito un colpo il numero 9. Si può ripartire dopo l'interruzione. A 5 secondi per trovare la via del canestro Palestrina, Rossi da Gatti che deve prendere la tripla e la realizza, grandissima giocata in pick and pop tra i due, Gatti da 8 metri, Techini da Grilli, va a sinistra poi a destra, fallo su di lui. Thank you.
Cittadini, tenta l'anticipo Gatti in ritardo su Sereni, fallo del numero 1. Contro Rossi, esce Grilli, spara in uscita dai blocchi ma sbaglia. Gatti da Barsanti, poi ancora il numero 1. Paesano, Duranti parte dal palleggio, fallo su di lui sulla partenza. Dalla rimessa, 10 secondi per Rossi, va da solo il numero 8, prova ad andare fino al ferro ma viene chiuso bene da tre maglie nere. Teghini supera la metà campo in tempo, poi va da Gai, Stefanini, ancora Teghini per il numero 8, si appoggia al vetro, c'è fallo della difesa, due tiri liberi. Arriva il cambio per Palestrina, dentro Alessandri, fuori Rossi. Torna a meno 17 Barcellona. Adesso questa forbice anche di un solo punto è importante per entrambe le squadre. Alessandri appena entrato, vediamo cosa inventa. Trova Gatti che si libera per la tripla dalla media, scusate, a mezzo angolo. Sbaglia, rimbalzo c'è Barcellona. Palla per Teghini che la tiene molto bene, poi ribalta nel lato debole per la tripla di Gai. Altro errore del numero 6 che davvero da 3 oggi ha tirato con percentuali molto basse, non da lui. Gatti da Barsanti, addirittura da tre senza ritmo, sbaglia, spesso le segna ma questa era davvero difficile, fallo della difesa qui, probabilmente, forse no perché Stefanini parla con i suoi, vediamo cosa hanno scelto gli arbitri, sì sono due tiri liberi, confermata la scelta del primo arbitro, è il quinto di Barsanti. Che allora lascia anzitempo la partita. Stefanini esce dai blocchi e riceve Grilli. Poi ancora Stefanini, accoppiato con Duranti, chiuso dal raddoppio di Gatti, deraglia sulla linea di fondo, palla persa. Alessandri, 3.57 prima della sirena finale, guida il palleggio. Duranti,
prende il long two e lo sbaglia. Transizione per Barcellona. Teghini. Alzata qui, ben fatta da parte di Grilli, riporta i suoi sul meno 15. Mentre Lulli è pronto a inserire nuovamente Visnic. Come detto precedentemente, difficilmente Lulli metterà le seconde linee in questo match. Alessandri, finta al passaggio, va a destra, si appoggia, arrivando fino in fondo al tabellone. Nuovo più 17. Qui fischio degli arbitri, il fallo ingenuo di Alessandri, in ritardo è il quarto per lui, quinto di squadra, due tiri liberi per Teghini, mentre Visnic sostituisce Paesano. Dentro il primo, Barcellona che ha avuto anche qualche problema dei liberi in questa partita. Vediamo un po' il secondo, entra anche questo, non trema la mano nel numero 5 nella bolcia del Palaiaia. Alessandri chiama il gioco. Gatti spinta il passaggio, poi adesso serve Visnic che ribalta nel lato debole, ha spazio Durante che sbaglia però la tripla, era un'ottima idea, poi si lotta a rimbalzo, Visnic la ritrova, sbaglia, ma due tiri liberi. È un doppio errore pesante, sempre in ottica doppio scontro. Teghini, Sereni, Grilli, vorrebbe il taglio backdoor su Durante che però è bravo a chiudere le gambe, a prendersi palla, poi dall'altra parte si lotta, non c'è palla a due, arriva ora la palla a due che premia Palestrina. E tecnico. Chiamato a Visnic. Si va da questa parte. E allora poco conta la palla a due. Perché il tecnico dell'89 vale liberi. Ma soprattutto oltre al libero vale la rimessa. Sbaglia il libero però Teghini, come detto non benissimo dalla linea della carità, la squadra di coach Frisò. Stefanini, palla per il numero 5 che commette fallo di sfondamento su Alessandri, è il terzo per lui. Mentre c'è un time out in campo,
Si torna sul parquet dopo il minuto di sospensione, due minuti prima della sirena finale. Alessandri per Rossi, appena entrato, ancora Alessandri nell'angolo, finta alla tripla, fa saltare Gai, poi alza un'altra deliziosa parabola e dà un altro colpo di pennello alle sue magiche parabole in questa partita, 81-64, più 17. Caroldi poi per la tripla di Barcellona che sbaglia Duranti, bravo a rimbalzo a prendersi posizione. Rossi consegna nelle mani di Alessandri. Crossover vincente di Alessandri che andrà dalla lunetta. Due tiri liberi per il numero 4, che ha dalla lunetta la possibilità di firmare il punto che varrebbe il più 18 interno, ovvero il ribaltamento del risultato d'andata. Ricordiamo, terminata la partita d'andata 84-67, per il momento siamo 82-64, e se la matematica non è un'opinione. Barcellona deve segnare se non vuole perdere anche la differenza canestri. Poi fischio degli arbitri, fallo della difesa, fallo ancora di Visnic, entrato in campo male negli ultimi minuti, solo falli per lui o infrazioni. Rossi col palleggio, ultimo giro di orologio. Rossi, fallo su di lui, due tiri liberi per il numero 8. Barcellona troppo fallosa in questa partita, non che Palestrina non lo sia stata, per carità, ha ben 4 giocatori a quota 4 e uno a quota 5 uscito per falli, ma molti sono arrivati per falli tecnici, antisportivi, diciamo, su risultato già ampiamente raggiunto per la squadra di casa, spesso intorno al più 20, mentre Barcellona, soprattutto quando la gara non era compromessa, ha commesso tanti falli che sono costati punti pesanti dalla lunetta, perché Palestrina dalla linea della carità non è andata così male. Qui 1-2 per Rossi, Caroldi bravissimo a prendersi il rimbalzo. Barcellona con la necessità di segnare, Grilli, palla nell'angolo per Stefanini, poi Caroldi contro Rossi, va da solo il 67, prende un tiro difficile, palla sul ferro, Duranti tocca rimbalzo, tocca Rossi, Visnic per Gatti, poi palla per Rossi, fallo sul numero 8 di Caroldi, due tiri liberi e tecnico anche per il 67. Caroldi è il quinto della partita. A proposito di falli, lo dicevamo poco fa, ma essendo tecnico e avendo commesso già un'infrazione, il numero 67, importante, ovvero antisportivi e tecnici, viene espulso dalla partita. Infatti adesso sta uscendo mentre ci sono ancora discussioni sul parquet. Rossi realizza il primo.
più 20 interno. Dentro anche il secondo, adesso il terzo, quello del tecnico. È dentro anche questo, 3 su 3 per Rossi, che poi carica il palaiaia, un 3 su 3 che vale il più 22 interno. E c'è anche il timeout in campo. Discrepanza dei 2 secondi e 3 decimi tra i due cronometri. Finito il timeout di coach Lulli. Rossi parte dalla sua metà campo, poi supera la stessa. Non c'è fallo di Barcellona, allora Rossi va da solo. Eccolo il fallo da parte della difesa. Saranno 2 tiri liberi. Rossi realizza dalla linea della carità e il punto che vale l'88-65, allora Palestrina, oltre ad aver vinto e quindi oltre a salire a quota 36, ribalta il meno 17 dell'andata, ed è una vittoria davvero fondamentale qui allo scadere. Anche il canestro di Teglini, che però conta poco, alla fine è 88-68, come detto, vittoria di importanza capitale per la squadra di coach Lulli, che deve anche recuperare in settimana la sfida con la Stella Azzurra, ed è festa grande qui nel palazzetto della City Sightseeing.